Ottavo viaggio a cavallo da Venosa a Bernalda, un'iniziativa a cura dell'Opera dei Padri Trinitari che fa tappa anche a Castel del Monte. Vediamo l'iniziativa e vediamo soprattutto il fine di questa iniziativa. Da Venosa a Bernalda, passando per Castel del Monte, il tutto per parlare di disabilità. Bene, sono già 8 anni che viene fatta questa passeggiata con dei ragazzi disabili e questa era è la sfida maggiore, vedere dei ragazzi che riescono a vincere la disabilità facendo 250 chilometri. Ecco, passano nei diversi paesi e la comunità, la cittadinanza accoglie questi ragazzi e questa è la testimonianza migliore, la migliore battaglia vinta per ognuno di noi. Ecco. Ecco, naturalmente è fortissimo il legame, in questo caso animali e disabilità, quindi diciamo anche si cerca in qualche modo questa unione molto importante. Sì. Sono 35 anni che a Venosa viene fatta ippoterapia e anche sport equestre a livelli, alti livelli, anche ragazzi che vanno a fare gare con normodotati e vincono primo posto, secondo posto. E il binomio cavallo ragazzo disabile è la cosa, è il massimo, è il miracolo più grande che ci può essere per ognuno, sempre per ognuno di noi, perché è questa la cosa importante. Ecco, su questo tema naturalmente l'Opera dei Padri Trinitari è particolarmente attento. Sì, perché si vince la schiavitù dell'esclusione, no? Come il Papa ci ricorda nella questi ragazzi disabili che sono, come vengono chiamati, lo scarto della società, vengono appunto, dobbiamo valorizzare questo scarto che per noi invece è il massimo dell'umanità che ogni uomo può dare. Da Andria per News 24.city, Stefano Massaro.